Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ormai alla fine di questo viaggio di Nier Replicant che si chiuderà per l'appunto con questo finale, che è il finale esclusivo che è stato rilasciato in questa versione remaster, per così dire, che apre o che comunque permette un collegamento diretto con quello che sarà Nier Automata. Ovviamente, come vi ho detto la scorsa volta, Kainé in questo caso è tornata ad essere un'umana, quindi non è più un recipiente, non è più un'ombra, ma è una umana definitivamente. Si può notare dal fatto che, come potete vedere, non è più fasciata, non è più bendata, come vi dissi già la scorsa volta, ma a parte il fatto che possiede una spada sola che appunto simboleggia il fatto di aver perso la sua seconda lama, ma quando noi carichiamo gli attacchi, vedete che possiamo fare gli attacchi che tecnicamente avremmo fatto con Wise, no? Nella versione precedente, lei non utilizza più la magia. Lei possedeva la magia perché era l'ombra in quel caso che le forniva questo potere magico, ora non ce l'ha più. Quindi stiamo comandando una Kainé letteralmente nuova, nuova di zecca. Andiamo a vedere che cosa succede però, no? Dato che lei ha detto andiamo a spaccare un po' di teste giusto per distrarsi. Ecco qua. Come potete notare, ha un moveset molto particolare. Anche lei ovviamente risponde con la stessa tipologia di attacchi che possiamo fare praticamente con cioè con gli stessi con la stessa tipologia di combo e di attacchi che potevamo fare anche con Nier. Però lei è un po' più particolare perché possiede queste abilità. Meglio controllare il villaggio di Yona. Addirittura vedete, cioè, lei nonostante non possa entrare nel villaggio, o meglio, lei non poteva entrare nel villaggio, però la situazione è ben diversa. Ecco, lì tra l'altro c'è qualcuno. Diciamo che l'unica cosa brutta in teoria è che qua, a differenza di prima, sì, possiamo fare l'atterramento, però è molto più difficile senza le magie, perché ovviamente con le magie potevamo abbattere in maniera molto più veloce. Qui invece è un po'. Anche considerando il fatto che comunque l'animazione di Kainé è molto più lenta. ありがとう。助かったよ。ここらは魔物が増えていた危ない。そうしたいが仕事があってね。神話の森の住民と連絡がつかないんだ。誰かが様子を見に行かないと。え、本当か？助かるよ。 Ok, quindi la nostra missione è andare a vedere cosa sta succedendo nella foresta dei miti. Bene, andiamo. Lui però certo che rimane là, non è che sia un grandissimo investimento effettivamente, però per quanto riguarda invece tutto il resto abbiamo capacità, vedete, abbiamo le capacità che è il fendente con carica, il fendente turbinoso con imprecazioni, eccetera, eccetera. Non abbiamo nient'altro, oggetti, siamo praticamente a corto di oggetti perché l'inventario che avevamo prima non esiste più. Le opzioni, vabbè, rimangono praticamente identiche, ma
il tutorial è molto scarno, non abbiamo neanche la possibilità di cambiare armi, abbiamo soltanto spada di Kainé, che come potenza d'attacco direi essere abbastanza potente, tra l'altro peso pesantissima, quindi ci sono tante, tante piccole cosucce che rendono Kainé forte, tra l'altro pesantissima e lei la regge con una mano e combatte con una mano, quindi tanta roba, tantissima roba. Oi, dareka inai ka? La situazione è un po' più particolare. Kusso. Non è esattamente quello che ci aspettavamo. カイドもなぜこいつらが殺したのか Eh sì, ragazzi, sono delle macchine. Vi ricordate questo cos'era, no? Era l'albero dei ricordi. Quindi come fanno delle macchine, dei robot a fuoriuscire da quest'albero? È molto interessante questa cosa, se ci si pensa. E ora lo scopriremo. Nanda, koko? Chi no naka ni konna basho ga? Eh sì. Nel mare dell'umanità. Nanda? Tra l'altro tu sei una replicante. Ma non è corretto. Lei non è più una replicante. E qui si possono notare le altre macchine che vengono assemblate. Altre macchine che vengono assemblate e che pattugliano addirittura la zona. Esatto, è una sorta di hard disk. Hai ucciso il Gestalt originale. Qui ovviamente tutti oggetti che ci permettono di curarci, perché appunto qui ci sarà una piccola sessione di combattimenti, però diciamo che queste informazioni del fatto che noi abbiamo ucciso il Gestalt originale non sono propriamente esatte, perché il Gestalt originale sapete benissimo chi era e qual è stata la sua fine.
me viene da sparare con... come se avessi ancora Wise, però ovviamente non c'è, quindi... Sono delle informazioni che ci stanno dando che non sono corrette al 100%. È vero che Kainé era una replicante, è vero tutto, ma il Gestalt originale si è sacrificato di sua volontà. Quindi non è stato lei a eliminarlo. Anche se ovviamente il Signore delle Ombre sì, è stato eliminato da lei insieme ovviamente al replicante. Non li ha fatti neanche finire di parlare. Tra l'altro notate che i due amministratori somiglino, anzi, a due personaggi che abbiamo già visto, anzi che in realtà qui... il mio nome è... Noi siamo gli amministratori. Tra l'altro, come vi stavo dicendo, avete notato che somigliano, ovviamente, solo chi ha giocato a Nier Automata sa effettivamente a chi mi possa riferire, perché la somiglianza, diciamo, è bene o male c'è. Non è una somiglianza incredibile, però... ecco, mi ha beccato lo stesso. Tra l'altro parlano di forza dei replicanti, no? Perché avete visto che, diciamo, durante... durante, diciamo... no, mi becca sempre. Cioè, avete notato che comunque durante la presentazione di questi amministratori c'era una somiglianza con qualcuno, però ora mi sto anche confondendo io, perché sono concentrato nel combattere, non so neanche cosa stavo dicendo, ma ne parliamo ora piano piano. Eccoli. Ah, ecco, loro infatti parlano di forza dei replicanti. Perché questo? Perché abbiamo visto durante il gameplay che il nostro replicante, ovvero il nostro personaggio, ha assunto una sua anima, ha assunto comunque una sua identità, uccidendo il suo Gestalt, o comunque uccidendo la sua ombra, che era per l'appunto il Signore delle Ombre, che in realtà voleva il corpo. その強さをサンプリングさせてもらった。
Sì. Quando eri posseduta da Tyran. Infatti vedete che possiede due spade. Le copie possiedono due spade. E notate quante sono, tra l'altro. もろいな。私はこんなにやわじゃないぞ。君のコピーをいくら破壊しても無駄だ。破壊されても分解し、再構成するから。まだまだ楽しめるね。いよいよ終わりだね。うるせえんだよ。バラバラに解体して。 Neanche c'è la vita più, avete visto? È sparita anche la vita. Strana sta cosa, no? Ovviamente non ha la sua staffa. アルマ王子に強い魔力を感じます。エネルギーの元になっているようです。あれを壊せばカイネさんたちも消えるはずです。わかった。僕が魔王陣を壊すので、カイネさんはカイネさんたちを壊してください。今のカイネさんを壊すっていうのは。 Sono due stronzetti. Ovviamente loro sanno tutto, sanno che Emil appunto è il numero 7, che ha assorbito sua sorella che era il numero 6, quindi cosa che noi già abbiamo scoperto, ma che loro già sanno, perché appunto tramite questo albero hanno preso le informazioni. Eccoci. Traccia di singolarità. E tra l'altro la singolarità non è una cosa che si trova nei replicanti. Era una caratteristica degli esseri umani, la singolarità. Quindi è ben diverso adesso il discorso.
E qui si inizia ad entrare in un nuovo mondo. Si trova ciò che è perduto, la tua ultima speranza. エミール、さっきは騒がしくて話せなかったが、あの後一体何があった？どこにいたんだ？それになんで腕が4本もあるんだ？カイネさん、そんなにいっぱいは話しきれませんよ。わかってる。心配したんだぞ。カイネさん。 I Camil, ovvero Kainé ed Emil, no? L'unione tra Kainé ed Emil. Perché poi la storia di Emil in realtà non è così tanto complessa. Emil in questo momento si è trasformato, o per meglio dire ha ripreso il suo corpo, e come potete vedere possiede 4 braccia, ma non è una storia così lunga come la dice lui. È semplicemente il fatto che lui ha sperimentato di ricostruirsi un corpo tramite la magia che ovviamente lui che fa da padrone al personaggio di Emil, solo che non ci è riuscito e per sbaglio si è praticamente fatto 4 braccia. Tutto qua. Cioè la storia era tremendamente semplice, ovvero il fatto che lui ha provato a ricostruirsi il suo corpo, dato che per l'appunto era soltanto una testa che fluttuava. Però niente, al posto di a riprendere il corpo di prima si è aggiunto 2 braccia in più. カイネさん、僕何か大切なことを忘れてるような気がするんです。エミールもか。カイネさんも。あ、なんだか知らないが、頭の中にモヤみたいなものがかかってて。僕誰かと何かを約束したような気がするんです。 di andare a mangiare qualcosa. Qui invece, se notate, è molto familiare questa cosa. Sembra l'ingresso del castello del Signore delle Ombre. Però qui ovviamente questa volta non si può interagire. Non ci sono gli uccelli che ci dicono quello che dobbiamo fare e quello che non dobbiamo fare. Però si entra direttamente. E dove si entra però? この先に膨大な魔力を感じます。エミール、無茶なことはするな。絶対だ。分かっています。カイネさんもですよ。もう Questo pattern di figure geometriche ricorda Automata, ovviamente. Per chi ha già giocato Automata lo sa che ricordano particolarmente questo pattern. Non possiamo più prendere erbe medicinali, quindi curiamoci definitivamente. Ok, e possiamo entrare. Esatto. Vedete che lì a sinistra c'è il letto dove riposava Yona. この森の機関フレーム。世界のすべて。君の失った記憶も存在する。記憶というより世界と言うべきか。いずれに死んだ方がいいなんて勝手だ。
勝手に決めちゃダメだよ。この声、夢と同じ。聞いたことがあるような。これは君たちの記憶。何度も繰り返し綴った記録。アイネがいたからここまで来れたんだ。これは。 苦しい。痛い。耳障りなんだよ。口を閉じたろ。くそ、垂れ。壊れろ。 E questo è molto, molto familiare. Nanda, koko wa. Emir. Koko wa kimi no kiyoku. Koko wa kimi no kiyoku. Koko wa kimi no sekai. Nanda kore wa. Kimi no okusoko ni aru amai kiyoku. 閉じられていた苦い記録。魔物。デジタル化された人間の魂。これは記録によって再現されたデータ。君が殺してきた本物の人類。君はこの世界にとって異分子。 Capito, questi sono tutti i nemici che Kainé ha ucciso mentre stavamo giocando. Cioè, se Kainé non avesse ucciso nessuna ombra, che è praticamente impossibile, non so se è qua. Ci sarebbero viste delle altre ombre. Sarebbe un esperimento da fare. Però è praticamente impossibile, perché qualche ombra sicuramente deve essere distrutta da Kainé. Però notate anche come gli HP vengono visualizzati adesso, che ha preso praticamente il, come dire, il font di Automata. L'HUD, più, o per meglio dire, di Automata. Sono i nostri amici che ci completano. Kimi no kiyoku no ichiban fukai basho.
君が閉じ込めていた記憶、これが君の最悪の記憶。E quale può essere il ricordo più brutto? Ovviamente Eri, ovvero l'ombra che uccise sua nonna. ぶっ飛ばした時、誰かがいたはずなんだ。くそ、なぜ思い出せない。胸クソ悪いもの見せやがって殺す。私はお前らの家に何だ、魔力が集まっている。クソったれ、かかってこい。このnon lo posso attaccare a distanza, non ho più la magia. Vedete le ombre che si sono trasformate in esseri umani. Game over. O forse no. Tornata in sé, Kainé vide una decina di persone che la osservavano stranite. Dopo un momento capì di essere crollata a terra e percepì il dolore di alcune pietre affilate che le scavavano nella carne, come... Lasciamo stare, non era importante in quel momento. Kainé si rialzò a fatica, guardandosi intorno distrattamente. Ma che... Che cosa è successo? Non stavo combattendo contro delle ombre. Con la mente ancora in subbuglio, Kainé cercò a tentoni la spada da cui non si separava mai, anche se non riusciva a spiegarselo. Era chiaramente stata trasportata in un mondo completamente nuovo. Beh, forse non completamente nuovo. Kainé aveva già visto la banderuola a forma di falco che si muoveva lentamente sopra di lei, e le piccole case rotonde con i camini fumanti e ovviamente le persone che la osservavano con paura e disgusto. Ah, quella era sicuramente una vista familiare. Si trovava al nido. Era a casa. Stai bene? Voltandosi in direzione della voce, Kainé vide una donna segnata dal tempo. I suoi fianchi stretti a malapena sembravano forti abbastanza da sostenere il suo corpo e lo scialle intorno alle spalle pareva sul punto di sfilacciarsi. «Nonnina, sei davvero tu?» Sua nonna spalancò esageratamente gli occhi prima di sbatterli varie volte. «Stai male, sciocchina? Stai forse sognando?» «Sognare? Poteva essere un sogno.
ma sembrava così reale. Il viso di sua nonna, il suo odore, il rumore del vento che agitava lo scialle logoro sulle sue spalle. Se davvero si trattava di un sogno, era il più realistico che Kainé avesse mai fatto. Ma nonnina era morta. Aveva visto quell'ombra mostruosa ucciderla, quindi quello non era un sogno. Come diavolo era arrivata lì? A meno che quelle ombre non abbiano ucciso anche me. Deve essere così. Sono morta. Sono morta e questo è... Oh, smettila con queste sciocchezze. Kainé si ritrasse istintivamente quando sua nonna sollevò la mano, aspettandosi di essere schiaffeggiata per le sue parole. Invece la donna posò la mano sulla guancia della nipote. Il calore di quella carezza riempì il corpo di Kainé di una luce bellissima e delicata. «Che succede?» le chiese sua nonna. «Hai paura? Vuoi andare a casa?» Kainé cercò a fatica di reprimere le lacrime. Anche se non sapeva cosa stesse succedendo, era certa che quella fosse sua nonna. «Scusa, nonnina, avevo la testa altrove». «Ah, se non fosse attaccata al collo», disse ridendo sua nonna, ritraendo la mano. «Non so se questo sia davvero un sogno o se sono già morta. In ogni caso, non sono sola. Finché nonnina sarà con me, andrà tutto bene». «Non ti avevo detto di smetterla di sognare a occhi aperti?» disse ridendo sua nonna. «Ecco, prendi questo». Consegnò a Kainé un sacco stracolmo di frutta e verdure di ogni tipo. «Cavolo, nonnina, è pienissimo!» «Beh, è importante concedersi qualche sfizio ogni tanto. E poi, questa gente può anche odiarci, ma è più che felice di prendere i nostri soldi. Daremo il nostro contributo al villaggio anche se ci guardano dall'alto in basso». La nonna smise di parlare come se cercasse di ricordare qualcosa. Poi si voltò lentamente. «Ah, sai una cosa? Con questa confusione mi sono dimenticata di comprare la mia medicina». Per un momento le sue labbra si aprirono in un sorriso, che venne presto inghiottito da rughe così profonde che Kainé si avvicinò preoccupata. «Nonnina, stai tranquilla, torna a casa a riposare, vado io a prendere la medicina». Sua nonna esitò, cercando di capire cosa fosse più importante, lo strano comportamento della nipote o la sua stanchezza. Prima che potesse rifiutare, Kainé tornò all'attacco, ignorando la voce nella sua testa che le diceva quanto fosse una cattiva idea. «Nonnina, va tutto bene. Vai a casa. Non avrò problemi». Kainé prese con fatica il borsellino logoro dalle mani di sua nonna. «Sai quanto sono testarda. Quando prendo una decisione nessuno può farmi cambiare idea». Chissà da chi ve avrei preso». Capendo che era inutile discutere, sua nonna si girò e lentamente imboccò il lungo sentiero verso casa. Per quella che sembrò un'eternità, Kainé rimase a guardare la sua figura farsi sempre più piccola, aspettando per assicurarsi che tutto andasse bene. Quando sua nonna scomparve, la ragazza si incamminò nella direzione opposta verso lo speziale. «Ehi, sei venuto a prendere la medicina di Kali?» esclamò l'anziano speziale appena Kainé entrò nel negozio. Pochi abitanti del villaggio si erano presi la briga di imparare il nome di sua nonna, ma lo speziale era un suo vecchio amico, forse era il motivo per cui la trattava sempre con gentilezza. «Oh sì, spero di non disturbare». Lo speziale si mise subito al lavoro, mischiando con destrezza varie erbe e il contenuto di diverse ampolle. Ben presto, il negozio si riempì di un profumo che ricordava sempre a Kainé la sua infanzia. «Ecco qui», disse lo speziale porgendole un sacchettino di stoffa. «Scusa per l'attesa». «Oh, volevo farti i complimenti per il bellissimo ritratto che hai fatto a tua nonna. È così realistico. Non ho mai visto Kali così contenta, davvero. Se ne vanta ogni volta che passa di qui». «L'ha visto?» chiese Kainé stranita. «Aveva dipinto quel ritratto per caso, dopo aver rimediato dei pastelli, e sarebbe stato un complimento esagerato, anche solo un definirlo uno schizzo. L'idea che sua nonna lo mostrasse a tutto il villaggio le faceva desiderare ardentemente di poter sprofondare nel pavimento». «Certo che l'ho visto», rispose entusiasta l'uomo. «L'ha portato qui apposta per mostrarmelo. Cielo, era da tanto che non vedevo qualcosa di così bello». Kainé era spiazzata. Quel disegno faceva schifo, era certa che facesse schifo. Ma quell'uomo si comportava come se avesse visto un capolavoro. «L'avevo detto solo per essere gentile?» Lo speziale, notando il suo scetticismo, rincarò la dose. «C'era tutto il tuo amore lì dentro, era semplicemente meraviglioso». «Grazie», disse Kainé, sperando che quella conversazione fosse conclusa. Cercò di pensare a un modo per impedire a suo nonno di mostrare il disegno a tutto il villaggio, ma probabilmente era già troppo tardi. Scuotendo la testa, strinse il sacchetto tra le dita e si girò per uscire. Era quasi alla porta del negozio quando sentì un tonfo alle sue spalle. Kainé si girò e vide lo speziale rannicchiato a terra. «Ah, tutto bene?» Non ricevendo risposta, Kainé si avvicinò all'uomo. Pensò che fosse scivolato, che avesse sbattuto la testa contro una delle mensole che riempivano il negozio, ma nel momento in cui lo raggiunse, lo sentì urlare nella sua mente. «La mia gamba, la mia gamba, la mia gamba, la mia gamba! Oh mio Dio, dov'è la mia gamba?» Presa dal panico, Kainé guardò in basso scoprendo che la gamba dell'uomo era scomparsa. «Aiutami!» urlava la voce nella sua mente. «Aiutami!»
Sotto lo sguardo terrorizzato di Kainé, le dita dell'uomo iniziarono lentamente a svanire. Lo speziale cercò di afferrare Kainé con l'altra mano, ma anche quella era scomparsa. Presto le sue braccia svanirono, così come le sue gambe. Poi un lato del suo volto scomparve, liberando dall'orbita un bulbo oculare che rotolò sul pavimento. «Aiù!» disse la voce, se poteva chiamarsi ancora così. «Non riesco!» Un secondo dopo, quello che rimaneva del negoziante crollò al suolo in un nugolo di polvere. Barcollando all'indiato terrorizzata, Kainé sentì delle urla provenire dalla strada. «Oddio, che sta succedendo? Le mie braccia? Dove sono le mie braccia? Non vedo più niente!» Kainé si precipitò fuori dal negozio, finendo in un vero e proprio incubo. Le case precipitavano giù dalle scogliere, lasciando cadere pezzi di impalcature. Urla disperate si alzavano da ogni angolo, creando la colonna sonora perfetta per quell'inferno. Le persone correvano terrorizzate prima di esplodere in polvere, i loro abiti trasportati lontani dal vento. Mentre Kainé assisteva esterrefatta alla scena, l'unico pensiero che riuscì a formulare nella sua mente fu... «Nonnina!» Kainé iniziò a correre, dimenticandosi del villaggio in rovina e saltando da un detito all'altro, cercando di attraversare quel mondo sgretolato. Nulla poteva arrestare la sua folle corsa, neanche le manciate di cenere che le schiaffeggiavano il viso. E le finivano in bocca, negli occhi, cenere, 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 edifici e persone ridotti in cenere che si disperdeva nel vento. Presto Kainé arrivò a casa. Era sempre stato un luogo pieno di ricordi preziosi, un'oasi in un mondo sempre più crudele. Ora non era che un cumulo di cenere. Bloccata da quella terribile vista, Kainé sentì improvvisamente chiamare il suo nome. «Kainé! È viva! Nonnina è viva!» Con la forza della disperazione, Kainé si buttò nella cenere, iniziando a scavare. La polvere le entrava negli occhi e nei polmoni, ma lei continuava imperterrita, incurante del pericolo. Alla fine riuscì a tirare fuori dal cumulo un fragile corpo. «Forza, nonnina!» le sussurrò. «Andiamo via di qui!» Senza aspettare una risposta, Kainé prese sua nonna tra le braccia e iniziò a correre a perdifiato, sperando di scappare da quell'inferno. Ma l'onda di cenere era diventata uno tsunami e prima che Kainé riuscisse a fare pochi passi, le afferrò, travolgendole. Kainé inciampò e cadde rovinosamente nella cenere con sua nonna. Guardando in basso, Kainé capì subito cosa era successo. Parte della sua gamba destra era scomparsa. «Oh, ci vorrà ben altro per fermarmi», sussurrò Kainé, issandosi sua nonna in spalla e iniziando a strisciare. «Ce la faremo, sopravviveremo». Mentre strisciava, le sembrava che sua nonna si facesse sempre più leggera, come a cercare di alleviare il peso sulle sue spalle. E mentre Kainé continuava a lottare, sentì una voce fragile sussurrarle qualcosa all'orecchio. «Grazie, Kainé, grazie». Mentre la voce si affievoliva, l'ultima manciata di cenere che era stata sua nonna volò via dispersa dal vento. Kainé mise un lamento triste e malinconico, iniziando a raccogliere forsennatamente le ceneri. «Non sta succedendo davvero, non sta succedendo davvero!» Ma le ceneri si erano mischiate con gli altri detriti del villaggio in rovina, e presto Kainé non riuscì più a riconoscere a chi appartenessero. «Ti prego! Dai, ti prego, maledizione!» In quello scavare frenetico la sua mano afferrò qualcosa di morbido e logoro, lo scialle di sua nonna. «Sapevo che questo posto era una menzogna. Lo sapevo e non ho comunque potuto fare niente. Non ho potuto salvare nessuno. Non sono neanche riuscito a scappare. Ho solo accettato la pace che sentivo qui. La desideravo. Ecco perché non c'era niente qui. Nessuna ragione di vita, nessun obiettivo. Niente. Ecco perché sono...» Improvvisamente, una nuova voce entrò nel mondo di Kainé. Dopo un attimo, la voce gridò di nuovo più forte e chiara. «Di chi stai parlando?» rispose Kainé. Quella voce irritò immediatamente Kainé, ma le trasmise anche un senso di calore e di familiarità. Chiese la voce, facendo tornare alla mente di Kainé tutti i suoi ricordi. «È vero, avevo degli amici e stavo combattendo per salvare uno di loro». A questa consapevolezza, un raggio di luce accecante trapassò quel mondo coperto di cenere. Schermandosi gli occhi con la mano tremante, Kainé allungò il braccio per afferrarlo.
どうした?まだ思い出せぬか?思い出に浸っている暇はないぞ。はあ、あいつを取り戻す。Già, Weiss, che ovviamente è stato manifestato nei ricordi di Kainé, adesso possiamo utilizzare la magia. E questa volta lo possiamo colpire. Prima non potevamo, ma adesso sì. Possiamo colpire anche a distanza. なあ、シロ。どうした?ありがとう。悪いものでも食べたのか?ぶっ飛ばすぞ、クソ吹き神。その調子だ。Addirittura Kainé che ringrazia Weiss, eh? Dice Weiss, dice grazie. Dice riportiamolo indietro, quindi finalmente sta ricordando.分かっておるのか、下着女。お前がやろうとしていることは。知るか。私はもう決めたんだ。そうか。厳格に惑わされるんじゃないぞ、下着女。分かってる。もう迷わない。Vedete? Queste erano le illusioni che lei vedeva, che si sgretolavano in cenere. Erano gli abitanti del villaggio che venivano rappresentati in questo modo e che dove lei appunto era praticamente morta, no?Però questa volta Odomeda. Sento una canzone. Udassai, udassai, udassai. Ma io ho deciso. Nessuno può fare niente. Io ho deciso di diventare un yaiba. Ho deciso di diventare un yaiba. Cattene, chiete. どういうつもりなんだ。自分が生きてる意味は自分が決める。この命も私が勝手に使う。だから
selezioni queste opzioni, i dati salvati attuali verranno eliminati e verranno ripristinati quelli eliminati nel finale D. Una volta ripristinati i dati, questi dati verranno eliminati. Pertanto potrai selezionare questa opzione una sola volta. Sì. Qual è il nome della persona a cui tieni? In questo caso dobbiamo rimettere il vecchio nome. Ha inserito il nome corretto. Tutti i file di salvataggio verranno ripristinati. Ecco perché vengono eliminati i dati, no? Per poi essere ripristinati successivamente. Seleziona un file in cui ripristinare i dati salvati persi. Ato wa tanonda zo. Shita.私たちの旅は無意味だったのかもしれない。僕たちの過去は間違いだったのかもしれない。でも後戻りはしない。たとえこの世界が終わるとしても、ここは大切な人がいる世界。 E questo era l'ultimo finale di Nier Replicant, finale E, dove dalla foresta dei miti è nato praticamente una lacrima lunare con all'interno nuovamente il nostro vecchio protagonista, però nella sua fase adolescenziale. Kainé l'ha riportato in vita ed è una cosa che sembra quasi assurda, perché teoricamente non si potrebbe fare, però grazie all'aiuto dell'albero, che per l'appunto aveva immagazzinato tutti i dati come se fosse appunto un computer o comunque come se fossero i nostri salvataggi, avevano all'interno di essi i ricordi del nostro protagonista. E quindi Kainé, bypassando questi, diciamo, questi protocolli, ha riportato indietro la persona amata, perché qui si vede in modo evidente l'amore di Kainé nei confronti del nostro protagonista, nei confronti di Nier, perché possiamo chiamarlo Nier. Il nome del protagonista è Nier, quindi
l'amore nei suoi confronti è palese in questo caso. E quindi l'ha riportato indietro. Questo finale, in teoria, non va a snaturalizzare tutto quello che è stato Replicant, anzi, va ad unire in collegamento diretto praticamente Automata, perché Automata sappiamo benissimo che si svolgerà anni dopo Replicant, ovviamente, e i due guardiani, tra l'altro, se ci avete fatto caso, i guardiani dei dati, i due amministratori, somigliavano a 9S e 2B, quindi potrebbero essere effettivamente dei collegamenti a quello che poi sarà il futuro dell'umanità grazie a Nier Automata. Anche Nier Automata è un capitolo spettacolare, oserei dire. Io l'ho giocato appena è stato rilasciato in blind, praticamente sul mio canale, e probabilmente ve lo linkerò, perché ci ho fatto un gameplay completo, anche piuttosto corposo, oserei dire, quindi non ho intenzione di rifarlo, e probabilmente ve lo condividerò. Lo metterò qui nelle finestre, magari se qualcuno vuole vedersi anche Automata, fatto diversi anni fa però, ovviamente, sarà un concetto totalmente diverso. Detto ciò, signori, io vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine di questo progetto di Nier Replicant. Spero che il viaggio vi sia piaciuto. E io vi aspetto, ovviamente, alla prossima, semmai ci sarà effettivamente un prossimo appuntamento. Vi lascio ai titoli di coda e ci vediamo dopo. Opzione un saluto di commiato aggiunta al menu impostazioni. Visita la casa di quella donna per ottenere una nuova arma. Infatti, da questo momento in poi, se andiamo a casa di Kainé, potremo ottenere la sua arma, la sua spada. Ovviamente lo schermo finale non è cambiato perché io già il gioco l'avevo finito e quindi mi è rimasto così, ma sarebbe stato bello vedere anche la schermata cambiare, perché appunto lo sfondo, in base alle volte che completi il gioco, in base a tutte le volte che completi il gioco, poi cambia, e quindi sarebbe stato figo vedere il cambiamento dello schermo in base ovviamente anche alla nostra partita. Non so se vi allegherò magari nel filmato, ve le faccio vedere così magari di sfuggita, ma non credo ovviamente.
Se invece guardiamo il saluto di Commiato, Minna, iru? Orzo. Imasu. Ah, deva. Player no minasan, kono game o play shite itadaki. Hontou ni. Hontou ni. Arigatou gozaimasu. Yona, nete nai to dame janai ka. ごめんね。でもこれで本当に最後だから。そうよ。多めに見てあげて。可愛い妹の頼みだぞ、お兄ちゃん。ポポルさんにデボルさんも来ちゃったの？なんか面白そうだな、カイネ。誰？キュラン。話がややこしくなる。引っ込んでろ。このままでは長くなる。さっさと終わらせよ。 終わっちゃうってなると寂しいですね。でもいつかは言わないと。それにきっとまた会えるよ。本当ですか？腹が減ってきた。そろそろ終われ。では改めてプレイヤーの皆さん、このゲームをプレイしていただき、せーの、本当に本当に E qui abbiamo la possibilità di poterci salutare definitivamente. Quindi, grazie ancora e ci becchiamo, se Dio vorrà, alla prossima. Bye bye!